Ciao, oggi parliamo di come trasportare l'insulina, specie scenario, ma prima, io sono Emanuele, sono diabetico tipo 1 da più di 15 anni, studio medicina e ora possiamo cominciare il video. Allora, domanda precisa e risposta precisa. Si può trasportare l'insulina in aereo? Sì. Si può trasportare in generale? Sì. Può prendere il sole? Sì. Ma non troppo, ovviamente. Comunque, la risposta è sì. Perché ti dico sì? Sì, perché è stato determinato da uno studio che nel caso di pazienti africani che dovessero somministrare l'iniezione in loco di insulina, questo determinava un problema se dove la temperatura può raggiungere facilmente 35-37 gradi. È stato visto che in realtà l'insulina calava la sua efficienza solo dell'1%. Quindi in realtà è totalmente, non dico totalmente efficiente, però è quasi del tutto efficiente, non cambia quasi niente. Ovvio che l'insulina sappiamo che però una volta che è stata aperta deve viene essere utilizzata entro i 28 giorni. Quindi si può tenere fuori, ma non si può tenere fuori per una vita. Ora ti faccio un esempio di come la trasporto io quando vado in aeroporto, quando faccio viaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Io uso questo borsello dell'ISPA che da più di 10 anni mi trovo bene, comodo, anche perché ci sta tutto qua dentro. E poi posso dire tutte le cose, di qua c'ho le strisce reattive, di qua c'ho gli aghi e dentro c'ho anche le insuline. Ora, quando sono a casa poi sono tenuto dentro il frigo, quando sono, devo andare in giro è tutto lì dentro. A volte in un compartimento lato tengo anche del ghiaccio, questo specie se devo fare dei viaggi lunghi, tipo quando sono andato negli Stati Uniti che erano 10-11 ore di volo. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema sport, diabete, medicina, intesa come facoltà, che è quello che io studio. Io spero di aver risolto questa tua domanda. No, io spero di aver risposto a questa tua domanda. Se il video ti è stato utile, metti mi piace, commenta e iscriviti. Noi ci vediamo al prossimo video.